Io parlo di un progetto, continuo quello che è stato detto prima di me dalla collega su un'esperienza concreta. Io appartengo da diversi anni all'associazione ASAI, che all'interno della sua, delle sue attività ha questo progetto di giustizia riparativa, cioè si occupa di vittime e di autori di reato, in particolare di bullismo e cyberbullismo, ma anche altri reati che i ragazzi compiono nelle scuole. E in particolare però quest'oggi parlo di quello che facciamo con gli autori di reato. Questo progetto è in collaborazione con, in convenzione con la Procura del Tribunale dei Minori di Torino e col nucleo di prossimità del Comune, i Vigili del Comune di Torino. Insieme c'è anche la cooperativa Terremondo che ne fa da capofila e abbiamo anche il centro di mediazione penale. Questo progetto è stato finanziato dalla Compagnia di San Paolo per i primi quattro anni, diciamo, è partito così, senza finanziamento, ma dal 2016 è stato finanziato e adesso nel 2020 è finanziato da privati che si sono convinti della bontà di questo progetto. Ecco, io adesso vado un po' velocemente, queste sono le quattro parole che fanno da cornice al progetto, nel senso che noi accogliamo i ragazzi che hanno compiuto dei reati e sappiamo che dobbiamo arrivare su queste quattro cose. La prima è l'autonomia, spesso i ragazzi che compiono reati lo commettono insieme. La responsabilizzazione, essere responsabili di qualcosa, l'empatia e il riconoscimento del gesto. Nell'ordine sono questi quattro, si parte proprio da un percorso di base di autonomia. Tu devi venire da noi, ti prendi il tuo pullman e vieni, insomma, non c'è bisogno di mamma, papà e accompagnamenti. Qui c'è un po' una specie di puzzle di tutti i pezzi del progetto. Si parte dal ragazzo che viene accompagnato da noi, dal nucleo di prossimità, e da lui, da cosa fa, la scuola che fa, le passioni che ha, noi partiamo e cominciamo a tessere qualcosa di cucito addosso per lui, che vada bene. Continuamente ho sentito cose che insomma mi rinforzavano rispetto a quello che stiamo facendo. Dietro un ragazzo c'è sicuramente una famiglia e poi a ogni ragazzo noi affidiamo un educatore, anzi a ogni tutor affidiamo un ragazzo, che tra ragazzo, famiglia e associazione stipula un patto educativo, come già stato detto, un patto che vuol dire l'associazione ti offrirà questa possibilità, alla famiglia chiediamo la collaborazione, al ragazzo chiediamo la responsabilità di questo piccolo impegno che si prende, che in realtà, lo anticipiamo, è semplicemente fare qualcosa di completamente contrario a quelli che sono stati i gesti che l'hanno portato da noi. Se fino a quando sei venuto da noi hai fatto delle azioni prevaricanti, sei stato prepotente, hai fatto atti di bullismo, hai rubato un cellulare, eccetera, ecco, adesso qui sarai importante perché farai qualcosa di positivo per qualcuno che invece in questo momento ha bisogno di te, che si tratterà di un bambino più piccolo e che ha bisogno ad esempio di fare i compiti o di fare delle attività di gioco, eccetera. Naturalmente viene inserito in associazione dove ci sono degli educatori e teniamo conto anche della rete sociale del ragazzo, che è sicuramente la scuola, ma in alcuni casi possono essere i servizi sociali, possono essere altre istituzioni che comunque hanno già in carico il ragazzo. Non sempre, perché la maggior parte dei ragazzi sono ragazzi molto comuni che frequentano le scuole, ma che per motivi vari, insomma, il loro percorso ha delle il loro percorso evolutivo ha delle interruzioni, però qualche volta sono coinvolti anche i servizi sociali, in particolare sempre la scuola. La rete cittadina è un impegno nostro perché noi offriamo alcune attività che possono andare bene per la maggior parte dei ragazzi che vengono da noi, ma qualche volta abbiamo bisogno anche di altre realtà e altre associazioni che ci possano aiutare. Ne parlerò un pochettino più avanti. Ma la cosa fondamentale di quello che faranno da noi è l'esperienza della cura, quindi di occuparsi di qualcuno che in questo momento deve essere curato da lui.
il termine del percorso sarà una relazione finale, anzi due, una nostra, dei nostri tutor che l'hanno seguito passo passo per tutto il percorso, e una del ragazzo che ci racconta com'è stato, cos'è successo, come stava quando è arrivato, come stava durante e ora che ha finito, come stanno andando le cose e come si sente. Qui presuppone per forza un'idea di giustizia, si parla di giustizia riparativa. Questa è un'immagine di giustizia che tutti conoscete, ha la spada per separare, è cieca perché è uguale per tutti e ha una bilancia per bilanciare pena con reato. Questo è il nostro ideale, quella giustizia che è l'albero sotto, questo è il logo della Corte Costituzionale del Sudafrica, quell'albero sotto cui ci si ritrova la sera tutti gli abitanti del villaggio e si parla delle questioni che ci sono e si cerca di trovare delle soluzioni. È un albero dove sotto ci sono uomini e donne, ci sono bianchi e neri. Noi però già cerchiamo, queste sono immagini di giustizia che chiediamo ai ragazzi quando andiamo nelle scuole, non solo ai ragazzi che hanno commesso reati. Ecco, qualche volta spunta fuori, è un tavolo con i diversi punti di vista, perché il bullo, la persona che comunque, il ragazzo che commette dei reati è comunque un ragazzo sofferente, è un ragazzo che ha una storia dietro, che ha qualche cosa che non ha funzionato. E quindi parlare è la prima cosa che lo aiuta a comunque cambiare il suo punto di vista. Chi sono? Sono più maschi che femmine, sono quasi il 50% sono della scuola media con più di 14 anni, perché prima non sono imputabili, ma comunque fanno lo stesso dei percorsi, e della scuola professionale, Engin, Cof, Casa dei Mestieri, la Piazza dei Mestieri, insomma tutta una serie di scuole professionali di Torino. Qualcuno dell'istituto professionale e tecnico, siamo sul 40%, pochissimi del liceo e qualcuno già sta cominciando a lavorare, pochi anche né scuola né lavoro. I reati che così abbiamo, che fanno da padrone sono lo stalking e gli atti persecutori. In questo c'è tutto, perché è proprio vero, il bullismo comincia agito ma poi prosegue sui social, insomma. Bene, sempre di più, ci allarghiamo un momento lo sguardo, passiamo, cioè ci troviamo di fronte ad aggregati di gruppi che comunque agiscono contro qualcosa, lo vediamo anche nel mondo degli adulti e i ragazzi non possono far altro che comunque continuare quello che vedono. E infatti nei loro racconti cosa ci dicono? Ci siamo solo noi, la classe, contro Simone per bagnare sotto le docce, mentre si dimena come un pazzo per difendersi. Ci sentiamo forti, ci sentiamo fighi. Verso quella che sarebbe la comunità, cioè un aggregato di persone, verso qualche valore che abbia qualche contenuto di non voglio di una base di valori per essere, per identificarsi in questi. E infatti poi verso la fine qualcuno ci scrive: ho capito che aiutare Omar è pure divertente, è tifoso di calcio e mi prende in giro quando la mia squadra perde, ma quando non capisce qualcosa dei compiti io trovo le parole giuste per spiegarglielo e torno a casa contento. Promuovere il cambiamento, cioè noi che cosa possiamo fare? Diciamo che il percorso di giustizia riparativa prende 4 mesi, un pomeriggio alla settimana, quindi prende un tempo abbastanza breve della vita del ragazzo. Non pensiamo di fare dei miracoli, ma pensiamo di promuovere il cambiamento, fare un'esperienza che comunque lascia un segno. E speriamo buono, insomma. Abbiamo dei buoni risultati perché la maggior parte dei ragazzi non rifà gli stessi errori che li hanno portati da noi. E come tutti i cambiamenti, però, i cambiamenti sono lenti e a volte anche invisibili. Però in quei 4 mesi, al termine, vediamo già che qualcosa si è mosso. Il tempo, qualcuno ha parlato del tempo, tutti i percorsi di giustizia riparativa iniziano pochi mesi dopo il fatto, il tempo di prenderli in carico dalla procura, essere presi in carico dal nucleo di prossimità e presentarli a noi, quindi nel giro di un anno dal fatto terminano il loro percorso, mentre il percorso
ovviamente il percorso della giustizia tradizionale si avvia il processo almeno dopo 2 anni, proprio per una questione di tempistica nella giustizia tradizionale. Si interviene quindi in un periodo caldo della vita dei ragazzi, caratterizzato spesso anche da un senso di vergogna, perché i ragazzi non è che sono inconsapevoli di aver fatto, qualche volta dicono ma io non c'entro niente, ma insomma poi loro sanno di averla combinata e di aver fatto star male i genitori. Voglio vedere i genitori che si trovano la notifica da parte dei vigili e cadono dalle nuvole perché pensano che il loro figlio per 8 mesi abbia tartassato un compagno. Grazie, vado velocissima. E quindi accolgono il percorso in ASAI piuttosto volentieri, insomma. Però Beccaria ce l'aveva detto 250 anni fa, questa cosa. Il confronto con l'altro, vedersi con l'altro, grazie a questo percorso ho imparato a essere più responsabile e penso che sia una cosa positiva anche per lo studio. Questo è una cosa positiva, il fatto di essere affezionati al bambino quando hai pensieri su di lui anche fuori dal percorso. Sentirsi pensato è il primo principio, no, del bambino, e lui fa quello che è la mamma. L'esperienza della cura, l'empatia, ne abbiamo parlato tanto. Capisco come si sia sentito Simone, quello là sotto le docce che abbiamo visto all'inizio, perché in lui rivedo me stesso. Adesso se vedo qualcuno in difficoltà sento da aiutarlo. Non dovevo fare quel video, questo è quello che ci scrivono. La cosa più bella alle 9 del mattino è vedere una bimba che corre verso di te e ti abbraccia per salutarti, perché i nostri bambini sono anche molto furbetti, insomma, comunque, contenta di fare i compiti con me. E poi la gestione della rabbia. Ora, magari non so proprio ancora gestirla, però la riconosco nei bambini che un po' scherzano, ma poi si può mettere male. Ecco, qualche foto, la manina, il contatto con la mano. Questo è un ragazzo che sta facendo il percorso da noi e stanno andando a fare qualcosa, sono per la strada. Nessuno gli dice prendilo per mano, perché non glielo si dice. Lui ce l'ha già dentro questa cosa. Ha in carico un bambino e se lo prende per mano e se lo porta così. Qui ho qualche foto, anche questa la vicinanza. Per insegnare qualcosa a qualcuno bisogna stargli appiccicato. Questo è un ragazzino molto piccolo, non ha neanche 13 anni, però è estate e di solito sotto i 14 anni fanno questo percorso nelle scuole. L'ho inserito negli orti urbani di Torino, aveva devastato una scuola, ovviamente insieme a dei compagni un po' più grossi, ma per non sentirsi escluso l'ha fatto andare. Quando è arrivato lì mi fa, posso bagnare queste piantine? Ma certo, ti posso fare una foto, ed era lì che si... Quindi il bisogno di curare era già pronto, insomma, un ragazzo che gioca a scacchi con un ragazzino più piccolo. Questi due hanno delle storie terribili alle spalle, semplicemente se ne erano date con altri gruppi da vendere e da pendere, adesso erano lì in cascina a sudare insieme a giugno, ma comunque collaboravano. Alla fine, così ho finito, ci sto nei 5 minuti, al termine del percorso offensori e vittime si incontrano nella sede del nucleo di prossimità, alla presenza di chi li ha accompagnati durante tutte le fasi, quindi la famiglia, gli insegnanti, i tutor, la polizia municipale. I ragazzi che hanno commesso il reato raccontano cosa hanno fatto ai NASAI e chiedono scusa alla vittima, guardandola negli occhi. Non mandiamo messaggi WhatsApp per chiedere scusa. Spesso la riconciliazione è già avvenuta durante il percorso, perché comunque l'evoluzione c'è, ci si ritrova in classe, almeno ci si saluta, voglio dire, non siamo magari, perché poi c'è tutto un discorso sulle sofferenze di chi agisce e di chi riceve, insomma. Però a volte è anche più difficile, però è più sofferta. Però tutti si portano dentro un'esperienza forse mai prevista nelle loro vite, non sono tutti i ragazzi che decidono di fare volontariato, che comunque lascia un segno ed è l'esperienza di una giustizia in cui si parla. Sono stata molto veloce, però insomma ve l'ho raccontato. Grazie. Grazie.